Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono la vostra Mari ed oggi faremo un weekly haul. Anche questa settimana ho comprato un po' di cose, quindi vi faccio vedere quello che abbiamo preso durante la settimana. Dei prodotti salienti di una spesa della quale non vi ho parlato perché ho comprato poche cose, però vi volevo far vedere giusto due prodotti proprio precisi di Lidl che mi sono piaciuti un sacco. Ve li ho fatti vedere anche in una foto della community. Seguitemi sulla community, che veramente sono molto contenta di condividere con voi delle foto ogni tanto. E sono questi due saponi della collezione natalizia. Ce n'era un altro anche, però io ne ho presi solo due. Questo qua è Gingerbread e questo qua è Spiced Orange. Arancia speziata e pan di zenzero. Ragazzi, hanno una profumazione buonissima. Sono sapori per le mani, liquidi, e sono una cosa fantastica, belli, buonissimi. La terza profumazione era apple cinnamon, quindi mela e cannella, però ho detto vabbè, non mi interessa, già ne ho presi due perché ne devo prendere un altro, sicuramente mi dureranno tutto l'inverno. E li sto utilizzando momentaneamente, sto utilizzando questo qua all'arancia e questo qua lo voglio utilizzare poi insomma più avanti, mentre nel bagno grande, nel bagno dove mi trucco solitamente, diciamo, è il bagno di servizio, quello più elegante, ho ancora il sapone che ho acquistato nel periodo di Halloween all'OVS, e quello è alla cannella, quindi sinceramente non l'ho voluto prendere anche per questo. Quella è una zucca glitterata, bellissima, e quindi insomma quel sapone è fantastico. Ovviamente quella zucca glitterata resterà per sempre, poi nel periodo di Halloween la metterò sempre, anche quando finirà il sapone ci ricaricherò sapone nuovo. Poi ieri siamo andati all'MD sotto consiglio di Agata del canale Chic, che non impegna, con la quale facciamo di tanto in tanto delle collaborazioni, ma è una ragazza simpaticissima, io mi trovo benissimo con lei, siamo veramente due pazze, due catanesi, due bilance, quindi insomma immaginatevi, due mamme, due creative, insomma due bombe a orologeria che insieme scoppiano quando si incontrano, e non vedo l'ora di conoscerla di persona perché ormai parliamo quasi ogni giorno. E anche Claudia, che mi diceva sempre, Claudia food blogger che mi segue sempre, ciao Claudia, anche lei è una mia cara amica che ci conosciamo, con la quale ci conosciamo da tantissimi anni, da quando eravamo ragazzine. Suo papà è un bravissimo illusionista catanese, molto famoso, il mago Raptus, non so se siete di Catania e se lo ricordate, se lo conoscete anche voi, che mi diceva vai all'MD, ci sono un sacco di prodotti ottimi, e anche Agata me lo diceva, quindi ci sono andata ieri, e ho preso questo prodotto che mi ha consigliato Agata. Nello specifico è uno scrub viso corpo della collezione botanica, che è proprio la marca che ha MD, attivi di origine biologica, naturalmente botanica, al estratto di salice e zenzero, esfoliante delicato, viso corpo, nuova formulazione esfoliante di origine naturale. Lo proverò perché ancora devo provarlo. Ma ho preso anche queste salviettine struccanti Cliosan, e devo dire che mi sono piaciute molto. Fra l'altro dentro la salviettina è molto imbevuta, è una salviettina molto grande, da un profumo veramente buono, veramente molto delicato, e devo dirvi la verità, rispetto ad altre salviettine, questa qua quando io mi strucco non mi fa bruciare il contorno occhi. Solitamente molte salviettine struccanti mi fanno bruciare il contorno occhi, invece queste qua no, infatti sono per pelli delicate. Ci tengo a dirvi che oggi è un altro giorno rispetto a poco fa, perché mi si era scaricata la macchina fotografica, diciamocela tutta, e quindi oggi mi ritrovate in un altro giorno con un make up simile, ma non è per forza uguale, ma non fa niente, sono sempre io, vestita apposta nella stessa maniera, così non vi sembra un cambio troppo veloce, però insomma sappiate che sto registrando in un altro giorno. Questa è
queste salviettine sono con acqua micellare e glicerina ed estratti di fiori di loto. Sono veramente ottime. Poi andiamo avanti, io queste cose le butto così, le scaravento nel letto e vi faccio vedere un haul che ho fatto dai cinesi vicino a casa mia ed è un haul creativo perché dovete sapere che mi sto preparando per voi, per farvi vedere delle decorazioni natalizie che si possono fare spendendo veramente poco, senza bisogno di andare in negozi pazzesche da andare co a comprare materiali incredibili e vi faccio vedere quello che ho comprato. Quindi, se volete fare dei lavoretti di Natale, dei DIY di home decor insieme a me, vi faccio vedere quello che dovesse andare a comprare. Allora, un foglio di gomma Eva glitterata nera. Da questo lato ovviamente è opaca, da questo lato è glitterata. Questa qua mi è costata, se non mi sbaglio, 70 centesimi, 79 centesimi, qualcosa del genere. Questo in particolare è un glitterato nero, non so se si vede bene, che ha anche un pochettino di multicolor, ma non importa, questa qua è una cosa di questa gomma Eva, ma se volete prendetela anche tranquillamente glitterata nera e basta, o se non vi piace il glitter prendetela anche nera normale, perché comunque quello che devo andare a realizzare è un gattino nero, quindi mi va bene qualsiasi tipologia, ma deve essere nera. Poi ho preso, vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Ho preso un set di 4 alberelli di Natale piccolini. Questa busta era messa al sole, fra parentesi, mi fa un pochettino di, mi ha fatto un po' di condensa. Questi 4 alberelli sì, vabbè, 4 alberelli innevati, li ho presi di tante misure. Ecco, qua ce n'è un altro, come vedete. Forse è meglio che li spacchetto perché sennò non vedete bene. Sono semplicemente degli alberelli con la base di legno. Eccolo qua, visto? Ne ho presi, se non mi sbaglio, due di questi o tre e altri due o tre, non ricordo esattamente, un po' più grandi. Eccoli qua. Ma questo è uguale, sono, no, è un po' più grande. Questo qua in particolare è un pochettino storto, però lo devo sistemare. Due medi, quindi, e due un po' più grandi perché voglio creare un po' di movimento, diciamo, di altezze, come vedete. Eccoli qua. Scusate, mi sono impacchettati, però non li voglio aprire perché ho paura che mi si rovinano. Quindi sono costati tutti i 79 centesimi, sia quello medio, quello grande e il set di 4. Ho preso anche, a proposito di tronco di Natale, ho preso anche un tronco tagliato. Questo qua, vabbè, non è, sì, è forse un po' rotto, però non mi interessa perché lo devo mettere da questo lato. Erano tutti un po' rovinatelle, sinceramente. Su Amazon li trovate un po' migliori, ma in tanti brick ormai si trovano facilmente. Questo mi è costato 2,79 euro. Poi ho preso, no, Alice mi ha messo dentro il carrello questo a sorpresa e poi lo metteremo in un vetro, è una vetrofania. Poi ho preso queste palline di pompon, accessorio decorativo, pompon bianchi, perché devo fare una cosa molto carina che poi vedrete. E poi ho preso, quanto mi sono costati questi pompon? Palline di lana bianca 79 centesimi anche queste. Ho preso anche, guardate qua, reparto presepe. Ho voluto prendere una piccola panchina. Poi, che cosa ho preso pure? Ho preso questo gnometto, guardate che carino, questo piccolo gnometto che se non mi sbaglio è costato 1 euro. Bamboline a 99 centesimi, questa qua mi è costato 99 centesimi, non ci vuole niente a farlo, ma io mautava e l'ho comprato pronto. E poi per terminare ho preso due candele a forma di stella bianche, che hanno un profumo spettacolare, ragazzi. Sono della prodotto so, hanno fanno un profumo spettacolare, sono buonissime.
Una mi è costata 2,99 euro e un'altra 1,79 euro, quindi c'era una piccoli 3 euro e quasi 2 euro l'altra. Poi continuiamo con questo, quindi ragazzi, questo qua era all cinesi creativo per realizzare delle cose con altre cose che ho già a casa, quindi insomma, poi vi farò sapere comunque nel video di che cosa avete bisogno, ma sappiate che queste cose sono basilari. Poi passiamo invece ad un altro haul. Sono stata da Zwicky ed ho comprato queste due bluse, queste due camicie, come si chiamano? Maglie, guardate che bella. Questo è il mio stile proprio, anni 70, hippie e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Questa manica è bellissima, è con l'elastico, finisce ad elastico, quindi è abbastanza morbida, non dà fastidio. Qua c'è uno spacco, come vedete, guardate qua con la mia mano, io non sono molto brava, ma cosa devo fare? Devo fare? Mi devo allenare per fare questi video. Comunque, qua c'è la mia mano che fa vedere un pochettino di spaccazza di questa camicia. Adesso lo vedrete meglio in quella monocolore. Comunque, e si allaccia con un laccetto sempre colore su colore, stoffa su stoffa. Qua ci sono due finte taschine, come vedete, e cade morbida, cade tutta morbida e termina un po' più corta davanti e un po' più lunga dietro. Devo dire che mi stanno precise, precise, precise. Questa qua è la misura L, la più grande. Adesso qua non so se c'è scritto, vi faccio sapere subito che c'è scritto qua dentro. Questa qua è una L, ma cosa bellissima e importantissima, voglio fare un grande applauso a Zwicky che finalmente ha inserito il reparto curvy. Ha inserito il reparto curvy per le donne in carne come me. Io molte volte non riesco ad indossare neanche la L neanche la XL perché di alcuni modelli non mi ci entra il seno. Quindi sono costretta per il seno o per la pancia ad indossare delle misure un po' più grandi che purtroppo non mi stanno neanche tanto bene. Però fino a quando non prendo la mia linea perfetta, il mio peso forma, io avrò sempre questi problemi di seno grande e di pancia. Quindi sono costretta a prendere, per esempio, dei pantaloni della taglia 46 o a volte anche 48, ma ho le gambe snelle, quindi praticamente mi ritrovo poi a dover utilizzare determinati tipi di pantaloni. Alcuni non mi stanno proprio, non li compro mai. Altri ripiego sui leggings che magari sono più performanti per il mio corpo e mi stanno meglio. Comunque, questa è l'altra camicia che ho preso. Questo marrone è bellissimo, ragazzi. Ecco, qua si vede ancora di più il modello della manica rispetto a quello a fiori, la taschina. Vedete bene anche lo scollo com'è. Potete anche giostrarvi la scollatura in base a come stringete il laccetto. Eccolo qua. Io questo qua lo indosso con un gilet trapuntato nero, molto lungo che arriva quasi a terra, sfrangiato, che avevo comprato, se non mi sbaglio, da Candida qualche anno fa, che è smanicato così e mi copre un pochettino qua davanti e mi copre tutto fino a terra con un paio di jeans a zampa chiari, ed è una combo meravigliosa. Io adoro questo stile, vi ripeto, ed è bellissimo. Sempre sullo stesso colore, però cambiamo negozio. Ho preso questo maglione da OVS, anzi, questo qua me l'ha regalato Ciccino ed è meraviglioso. Guardate qua. Allora, questi sono i maglioni che si usano quest'anno larghi, larghi, larghi. Però, siccome io sinceramente sono bassina, sono un po' grossetta, mettere un maglione che mi sta molto largo mi farebbe sembrare ancora più grossa e soprattutto ancora più bassa. Quindi, ho preso la misura M, è la misura S anziché la misura M, che già di suo mi stava grande. Vi lascio qua una fotografia di me con indosso questo maglioncino. Come vedete, mi sta bene, però se voi vedeste la misura, la figura intera, capireste che mi sta un po', mi attozza ancora di più. Invece questo qua, che è la misura S, vi faccio vedere, guardate che bello, è un tricolore.
E vi lascio qua anche la fotografia del maglione indossato della misura S. Fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con me col fatto che ho fatto bene a prendere una misura mia più piccola. Sono andata proprio a cambiarmelo. Mi piace tantissimo, tiene tanto, tanto, tanto caldo. E io quando vado a cantare, siccome sono vicina all'uscita del bar, a volte arriva un vento pazzesco e quindi ho proprio la necessità di essere ben coperta perché sennò muoio di freddo. Vado a prendere l'ultima cosa che ho acquistato subito dopo la pubblicità. Ed eccomi qua, vi faccio vedere la mia pelliccia che ho acquistato sempre da OVS. Questa qua, ragazzi, la desideravo da non so quanto tempo, veramente da tantissimo tempo. Adesso ve la faccio vedere anche indossata. Allora, è così, questa qua si presenta sempre con le manichine, con l'elastico, come vedete, ed è molto comoda perché vi chiude bene e non fa passare aria. Ha il cappuccio, adesso la indosso e ve la faccio vedere. È corta, io preferisco, anche se molto spesso vesto con delle cose un po' più lunghe, però preferisco i giubbotti, specialmente questa qua l'ho voluta appositamente corta perché mi slancia un po' di più per quello che si può fare, insomma. Ragazzi, non è che non si possono fare miracoli. Ok, cerniera, non ha bottoni, quindi, ma ha la cerniera che è molto pratica. Ed eccola qua indossata, visto che è molto, molto morbida, comodissima. Questa qua è una taglia 44. E sono felice anche del fatto che ho preso una taglia 44 e come vedete mi sta abbastanza morbida, non mi stringe nella schiena, nelle spalle, nelle braccia, è molto morbida anche nelle braccia, quindi mi dà la possibilità di muovermi veramente molto bene. E qua c'è il cappuccio, ecco fatto, visto? Avete visto qualche fotografia mia con questa pelliccia messa su Instagram? Ho fatto una foto bellissima, ho detto, senti, se mi devo sparare la chiappera quando mi vengono queste fotografie, io le pubblico sempre perché non è che è facile, insomma, tutti i giorni farci delle belle foto. Quando mi capita le condivido, come per dire, insomma, questa è una delle poche occasioni. Però, insomma, questo era il mio ultimo acquisto tanto desiderato da tantissimo tempo, però sinceramente non avevo ancora trovato la pelliccia giusta. Si usano queste pellicce così a righe. Sapete perché io non le prendo queste qua? Perché siccome è una pelliccia che io voglio utilizzare nel tempo, prendere una pelliccia a righe che poi magari l'anno prossimo non si usa più, praticamente mi resta sul groppone una pelliccia che non posso più usare. La userei comunque, però non sarei più molto trendy, quindi ho detto meglio prenderne una semplice che comunque sta bene con qualsiasi tipo di abbigliamento, che posso mettermi sempre e così via dicendo. Ok, ragazzi, ho terminato questo video haul settimanale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi ho dato delle altre piccole idee. Mi raccomando, se volete seguire i miei tutorial natalizi, comprate, andate a cercare più o meno le stesse cose, così potete anche realizzare, delle cose carine che sto preparando per voi. In ogni caso, seguitemi lo stesso, seguiteli lo stesso i miei tutorial perché io ci metto veramente tanto impegno e per me la creatività è una cosa meravigliosa che spero che abbiate tutti. Non tutti ce l'hanno, però magari con l'aiuto di questi tutorial potete realizzare anche voi delle cose molto semplici, con pochi accorgimenti, con pochi materiali e non c'è bisogno veramente di tanta manualità. Li sto facendo apposta per questo, per dare la possibilità a chi non è molto creativo e chi non ha molta manualità di riuscire a realizzare delle cose molto semplici. Quindi ragazzi, io vi aspetto in tutti i video, soprattutto sui tutorial perché ci tengo tantissimo, quindi passate per favore a guardare i miei tutorial. Vi do appuntamento ai prossimi video che sicuramente saranno pazzeschi e vi do un grande bacio e un arrivederci alla prossima volta. Un bacio a tutti dalla vostra Mari.